Buongiorno, buongiorno, giorno dopo, sempre a Torino, giornata uggiosa, ma direi serata, insomma, molto più chiara quella che ha vissuto la Juventus ieri, anche se devo un paio di risposte, a beneficio di tutti, perché naturalmente quando rispondo a qualcuno poi la cosa va a beneficio di tutti, non è una questione personale, va a beneficio di tutti. Rispondo a colui che mi ha scritto, sono due le risposte. A colui che mi ha scritto che io parlo dello stadio pieno, cioè i 42.000 che c'erano ieri, e non parlo del fatto che sono calati gli abbonamenti degli ultimi 2 anni. Sì, è vero che sono calati gli abbonamenti. Probabilmente molti di quelli che non si sono abbonati quest'anno in questo momento si stanno pentendo di non aver fatto l'abbonamento, credo, non credo tutti, ma probabilmente una buona parte sì. E poi cos'è che conta? Non essersi abbonati prima sulla base di determinate supposizioni che in questo momento si stanno rivelando errate, o è importante che lo stadio sia tornato a riempirsi con i 42.000 di adesso? Cioè, no, fatemi capire, perché sennò la vostra è una masturbazione mentale che non arriva all'eiaculazione, però scusatemi il metro che ho utilizzato e il paragone che ho fatto. E la stessa cosa vale per chi mi ha scritto se secondo me coloro che hanno pagato il biglietto ieri se sono stati contenti di averlo pagato. No, rispondo come ho risposto in forma privata, è sulla chat di YouTube del canale, però la ribadisco in video questa risposta. Direi che sono usciti molto incazzati, sì, tutti hanno preteso il rimborso del biglietto, c'è la fila ancora adesso davanti allo stadium, al botteghino che però apre più tardi, quindi dovranno sopportare anche un po' di freddo, eccetera. Sono tutti lì a chiedere il rimborso dopo aver cantato l'inno all'inizio, dopo aver esultato il gol di Gatti, dopo aver scandito con olé la corsa della Juve che va prima sotto la curva Scirea e poi sotto la curva Nord. Però sono tutti lì incazzati e adesso vogliono assolutamente indietro i soldi per lo spettacolo penoso che hanno visto ieri. Altra masturbazione cerebrale che non ha portato, credo, all'eiaculazione, rimane dentro. L'eiaculazione non si sfoga. E sono termini scientifici, quelli che sto usando, quindi è chiaro. Detto questo, non credo, no? Cioè, è chiaro che la Juve avrà dei momenti di difficoltà in questa stagione, come credo che li avrà l'Inter, come credo che li abbiano avuti o li abbiano in questo momento altre squadre, che mi sembra che in ogni caso siano molto più sostenute dai loro tifosi di quanto non lo sia la Juve, fortunatamente da una parte di coloro che devono recitare a copione, si sforzano di doverlo fare, probabilmente ci stanno anche male e vivete male, cari ragazzi miei. Poi magari alla fine avrete ragione voi, ma i giudizi si danno sempre alla fine. Io non sto dicendo che la Juve farà un campionato strepitoso, andrà a vincere il campionato, supererà l'Inter e farà una stagione straordinaria. Io dico semplicemente di vivere alla giornata, nel senso di giornata calcistica, apprezzare le settimane di lavoro e vedere come il lavoro si traduce sul campo. Poi ci saranno difficoltà, ci saranno sconfitte, ci saranno momenti in cui probabilmente l'Inter prenderà il volo, oppure la Juve riuscirà a contenere il volo presunto o tale di una squadra che è più forte, è più attrezzata per vincere il campionato, lo dichiara apertamente, mentre la Juve continua un po' a nascondersi, anche se ieri McKennie lo ha detto, nella mia intervista l'avrete vista se avete seguito Sport Mediaset delle 13, McKennie ha detto siamo in una posizione adesso per poter lottare per lo scudetto, poi è chiaro che è importantissimo riportare la Juventus a giocare la Champions League il prossimo anno e vincere lo scudetto sarebbe la realizzazione di un sogno, ma quantomeno, insomma, i giocatori ne parlano. I giocatori. Ieri mi sono dimenticato, effettivamente, avete ragione, di citare lo stesso McKennie tra i migliori e lo stesso Cambiaso. Cambiaso ha fatto una. Però l'ho detto che è migliorato anche giocando a destra. Entra più verso il campo, l'ho visto meno timoroso di fare certe cose, di compiere certi gesti. Ho visto una squadra molto unita, molto compatta, la cosa che veramente, veramente
balza all'occhio. È proprio questa compattezza di gruppo, ragazzi. Io credo che ci saranno probabilmente delle discussioni, dei dissapori, mettere d'accordo 25 persone non è facile in nessun ambiente di lavoro, ma devo dire che quando questa squadra va in campo e si allena, perché sono evidenti anche le immagini che escono dalla Continassa, questa è una squadra, è veramente una squadra, è un gruppo. Basti vedere le esultanze ai gol, quanto si percepisca il mettere da parte l'io e giocare per il noi. E questa è quella componente che fa sì che una squadra tecnicamente inferiore rispetto a chi è al comando della classifica, lo sto dicendo, non dico dando per scontato che l'Inter batte l'Udinese, insomma l'Inter ha grandissime chance di battere l'Udinese, è comunque di una squadra più attrezzata, ecco, quello è l'elemento che ti fa stare a galla, non solo a galla, ti fa stare, nella peggiore delle ipotesi anche questa sera, a due punti dall'Inter, cioè questa compattezza di gruppo che va a sopperire a quelle che sono delle differenze dal punto di vista tecnico. Il paradosso che sta vivendo la Juventus è questo, che quando attacca rischia di prendere gol in ripartenza. E ribadisco quello che ho detto ieri. È meglio probabilmente, date le caratteristiche degli uomini che ha, che giochi in maniera più prudente. L'abbiamo visto contro l'Inter, ha subito il gol in ripartenza, diciamo anche avallato da tre errori individuali. Ieri, errore collettivo di piazzamento su quel contropiede del Napoli. E bravissimo Szczęsny ad indurre all'errore Kvaratskhelia, gli ha chiuso bene con i tempi dell'uscita le possibilità di mettere la palla bassa, l'ha costretto ad alzare il pallone e a farlo anche con una certa frenesia. Le bravure dei portieri si vedono anche in queste cose, anche in queste cose, anche se non tocca il pallone ma induce un giocatore fortissimo, ragazzi, secondo me è uno dei giocatori più forti che ci sono in circolazione in senso assoluto, all'errore. Poi devo dire, la parata su Di Lorenzo, anche se c'era un fuorigioco precedente, in quel momento lì non se n'era accorto nessuno, e tra l'altro secondo Marelli, e posso anche condividere, Di Lorenzo era stato rimesso in gioco dal tocco Bremer-Gatti. E questo dice quanto sia importante avere un portiere come Szczęsny, che fa parte della squadra. Perché quando si dice che un portiere salva il risultato, sembra di dire un'eresia. Ah, come dire, certo, si subisce e c'è il portiere. Ma il portiere è lì per quello, ragazzi. Non è lì per non parare. Poi se lo fa il meno possibile è meglio, nel senso che interviene il meno possibile. Ma è un giocatore a tutti gli effetti, fa parte degli 11 della rosa. Ok? Quindi adesso, allo stato attuale, la Juve archivia questa ottava vittoria nelle ultime 10 partite, 26 punti sui 30 disponibili, e poi penserà al Genoa, altra trasferta molto insidiosa. Nel frattempo iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera per ulteriori approfondimenti.